andando in crisi la nostra percezione del corpo, della fisicità e perfino della realtà. Dunque non è pensabile che discipline umanistiche come il diritto e l'arte, che hanno molto a che fare con la fisicità, con il corpo, rimangano impermeabili a quanto sta capitando. Questo è il senso di questo incontro a metà tra un convegno di studi e anche un action painting. È vero che in contemporanea stanno lavorando gli artisti che hanno accettato di appunto mettere in comune la loro esperienza proprio diretta artistica con questo approfondimento. E la prima specialista che invitiamo a parlare è l'avvocato Rosalba Corioff, counsel dello studio legale Biselli & Partners, e che ci parlerà della riproduzione digitale delle opere d'arte. Per digitalizzazione intendiamo la trasformazione di un suono, di un'immagine o più in generale di un documento in formato digitale, quindi la sequenza 0-1, interpretabile da un computer e quindi con possibilità infinite di riproduzione e di circolazione. Quindi la digitalizzazione concerne qualcosa, che già esiste, le opere del nostro patrimonio culturale. Altro è invece, l'arte virtuale, quella possiamo chiamarla net art, arte immateriale, arte telematica, arte interattiva, insomma, come vogliamo, intendendo però per arte virtuale la realizzazione ideata per essere fruita esclusivamente su internet. Quindi una forma di arte che si serve del mezzo digitale. Qualcosa quindi di innovativo, un'arte diversa dall'arte materica a cui eravamo stati abituati. E questo mutamento del mezzo reca anche un mutamento nel campo dell'estetica, dell'arte, un mutamento giuridico, un mutamento nel mondo finanziario. Sono tutti aspetti che oggi i relatori che seguono approfondiranno. Io in particolare però mi focalizzerò sul discorso della digitalizzazione relativa alle opere di arte d'arte esistenti. Qual è la finalità della digitalizzazione, della riproduzione informatica dell'opera d'arte? Innanzitutto garantire la salvaguardia e la conservazione del patrimonio culturale contro l'obsolescenza o il degrado tecnologico dei supporti originari o addirittura per assicurare queste opere. Pensiamo non soltanto ai beni culturali intesi come beni architettonici o pittorici, ma anche ad esempio ai libri antichi. E altra finalità è quella di ampliare la fruizione di opere d'arte, promuovendo lo sviluppo della cultura e la valorizzazione, rendendoli fruibili digitalmente al più ampio numero di persone, ad esempio, le persone portatrici di handicap, e questo risponde anche ad uno dei principi della valorizzazione dei beni culturali di cui all'articolo 6 del Codice dei beni culturali. Ampliare la fruizione di opere d'arte rendendoli fruibili digitalmente al più ampio numero di persone, ad esempio, le persone portatrici di handicap, e questo risponde anche ad uno dei principi della valorizzazione dei beni culturali di cui all'articolo 6 del Codice dei beni culturali. Ampliare la fruizione di opere d'arte rendendo accessibile l'inaccessibile. Qui ho preso il titolo della relazione di Andrea Maffini, che successivamente vi parlerà di questo interessante progetto, relativo ad esempio alle opere conservate nei magazzini dei musei, nei sottoscala dei musei, e che noi non riusciamo a vedere perché appunto non abbiamo spazi espositivi sufficienti, perché non sono state semplicemente catalogate. E questo mezzo, questa digitalizzazione potrebbe consentire di rendere accessibile e visibile ciò che invece non lo è.
Altra finalità è quello di creare valore intorno all'opera d'arte, ad esempio mettendo a sistema e certificando i dati dei patrimoni che sono in deposito e che non sono appunto visibili. Infine, attivare un mercato digitale alternativo delle opere d'arte. Quindi molte finalità, e quelle diciamo relative principalmente alla salvaguardia, conservazione, valorizzazione e fruizione delle opere d'arte, che sono i principi basilari su cui è fondato il nostro codice per i beni culturali, è stato ampiamente sostenuto dalla Commissione europea, che già 15 anni or sono, con la raccomandazione del 2006, successivamente una seconda raccomandazione del 2011, ha incoraggiato gli Stati membri a rivedere le loro norme relative alla tutela dei beni culturali per favorire i progetti di digitalizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, con dei progetti poi concreti che più avanti vedremo. Inoltre, la nuova direttiva del 2019, e la numero 790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, all'articolo 5 prevede delle eccezioni e limitazioni per l'utilizzo digitale di opere per finalità illustrative o ad uso didattico rispetto alle norme più stringenti sul diritto d'autore. Ora, il problema che si pone da un punto di vista giuridico quando parliamo di digitalizzazione dell'opera d'arte è quello di vedere a chi spetta il diritto sull'opera d'arte che si intende sottoporre al processo di digitalizzazione. E qui dobbiamo distinguere due ambiti. L'ambito delle opere protette dal codice dei beni culturali da quelle protette dalla legge sul diritto d'autore. Quindi, in sintesi e per semplificare, da un lato il patrimonio culturale che ha più di 70 anni e che è patrimonio tutelato dal codice e dalle leggi dello Stato sui beni culturali, dall'altro le opere che sono di autori viventi o che hanno meno di 70 anni, che sono comunque protette da un'altra legge, ma che è quella sul diritto d'autore. Per quanto riguarda le opere protette dal codice dei beni culturali, soccorre la disciplina prevista negli articoli 107 e 108 del codice dei beni culturali. E questi articoli ci dicono che la digitalizzazione dei beni culturali, quindi la riproduzione dei beni di appartenenza pubblica, deve essere innanzitutto autorizzata dall'ente che possiede l'opera e che ha l'opera detenzione, e questa autorizzazione è un'attività discrezionale dell'ente che può autorizzare o meno questa riproduzione a seconda soprattutto delle finalità del richiedente e a fronte del pagamento di un canone che andrà corrisposto in via anticipata tenendo conto anche di una serie di parametri che sono stabiliti dalle norme, in particolar modo dai regolamenti dei vari enti che detengono il bene. L'autorizzazione va chiesta però soltanto se intendiamo utilizzare l'immagine per fini commerciali, poiché dal 2014 con il cosiddetto decreto Art Bonus è stata liberalizzata la riproduzione dei beni culturali per motivi di studio e soprattutto che non abbiano scopo di lucro. Per quanto riguarda invece l'altra categoria di opere, e per semplificare abbiamo detto le opere di autori ancora in vita o di opere diciamo più moderne che hanno meno di 70 anni, il diritto di riproduzione appartiene all'autore dell'opera. Cosa intendiamo per diritto di riproduzione? Il diritto esclusivo, ai sensi dell'articolo 13 della legge sul diritto di autore, il diritto esclusivo di riprodurre, che ha per oggetto la moltiplicazione in copie, diretta o indiretta, temporanea o permanente, dell'opera, in qualunque modo e forma, come ad esempio la copiatura a mano, la stampa, la litografia, sino ad arrivare appunto alla nostra
riproduzione digitale. Ora, anche se la norma non indica espressamente la digitalizzazione tra le forme di riproduzione, questa sicuramente è inclusa, lo dice ovviamente unanimemente la dottrina, e ogni volta che si voglia trasformare un'opera dal suo formato originario a quello digitale, dovremmo quindi chiedere l'autorizzazione all'autore o al soggetto che detiene i diritti d'autore. Ora, qui una parentesi chiarita appunto sui diritti e le norme, è molto semplice, abbiamo visto le norme che regolamentano la digitalizzazione delle opere d'arte esistenti, abbiamo fatto una riflessione sulla riproduzione di opere e fini pubblicitari. Ovvero ci è capitato spesso, e qui forse l'immagine più nota è quella della pubblicità dell'acqua Ferrarelle che ha affiancato il proprio marchio all'opera della Gioconda, ricorderete ovviamente tutti questa pubblicità, e quindi ci si chiede quali sono le regole che governano il ricorso ad opere protette dal diritto d'autore nell'ambito delle campagne pubblicitarie. Ci sono dei limiti oppure è tutto consentito? No, ci sono dei limiti e la regola è quello secondo la quale la riproduzione di opere protette dal diritto d'autore nell'ambito di campagne pubblicitarie deve essere espressamente autorizzata dall'autore, anche se l'opera in questione è esposta in un luogo pubblico, anche se si tratta di un bene monumentale. E sul piano giuridico quindi il tema è quello dei limiti all'utilizzazione e riproduzione delle opere esposte alla pubblica vista all'interno delle campagne pubblicitarie, e qui abbiamo anche dei precedenti giurisprudenziali che sono questi precedenti numerosi e quasi sempre favorevoli all'autore, con bassi margini di incertezza quando l'utilizzazione avviene per fini commerciali. Quindi diciamo che sono sentenze quasi sempre favorevoli a coloro che hanno visto violato il diritto d'autore. Ora, altro tema, e quando usiamo la digitalizzazione, in quali ambiti la digitalizzazione delle opere d'arte? Ad esempio per le mostre virtuali. E qui nel periodo Covid abbiamo visto quanto queste mostre virtuali hanno avuto successo in questi periodi di lockdown forzato. Nelle mostre virtuali abbiamo visto che non viene esposta l'opera fisica, ma un suo sostituto digitale. Queste opere costituiscono, o queste mostre, uno dei format più utilizzati negli ultimi anni e soprattutto consentono un notevole risparmio economico, basti pensare ai costi di assicurazione e ai costi di trasporto delle opere che richiedono tempi abbastanza lunghi, tempi, una negoziazione, contratti da fare abbastanza complessi, ma soprattutto notevole dispendio economico. Queste mostre virtuali possono essere realizzate per tutte le tipologie di beni culturali, non solo quelle protette dal codice e dal diritto d'autore, ma anche quelle cosiddette cadute in pubblico dominio, ossia quelle liberamente fruibili perché sono scaduti ad esempio i diritti di autore di utilizzazione economica e quindi possono essere liberamente utilizzate. Parlando di mostre virtuali, volevo ricordare alcune piattaforme o portali molto importanti che utilizzano appunto la digitalizzazione delle opere d'arte. La piattaforma europeana lanciata dalla Commissione europea nel 2008, Cultura Italia, che è il portale della cultura italiana promossa dal MIBACT, dal Ministero per i Beni Culturali, e online già dal 2008, che dà accesso in formato digitale a milioni di libri, dipinti, film, fotografie che provengono da musei ed istituti culturali italiani, sia pubblici che privati.
Da ultimo, l'iniziativa, la realtà nazionale Save the Artist Heritage, che si occupa della digitalizzazione del patrimonio culturale, che ha organizzato anche la mostra di Leonardo da Vinci, I capolavori e macchine volanti. Connesso alle mostre virtuali e alla digitalizzazione delle opere d'arte, volevo parlare del digital artwork. Ossia, cosa viene esposto nelle mostre digitali? Abbiamo detto l'opera riprodotta, digitalizzata, ma con delle tecniche molto sofisticate che fanno sì che l'opera digitalizzata sia il più vicina possibile all'opera, al capolavoro originario. E il digital artwork, che cito perché è quello che è una modalità di riproduzione digitale che viene utilizzata dalla Galleria di Brera, dalle Gallerie degli Uffizi, dai più importanti musei italiani, sono riproduzioni digitali in scala 1:1, realizzate con una tecnologia oggetto di un brevetto europeo sviluppata da una startup che si chiama Cinello e che è specializzata in innovazione digitale, che è capace di ricreare in modo perfetto un'opera d'arte. E il digital artwork viene definito come un multiplo digitale di un capolavoro della storia dell'arte che viene riprodotto in serie limitata, autenticato, numerato, certificato e protetto tramite crittografia digitale. Con questa digital artwork diciamo che nasce anche un mercato digitale, tant'è che vengono fatti due tipi di tirature, una destinata al prestito museale ed una di vendita nel mercato privato, e in quest'ultimo ambito, quindi quello del mercato privato, vengono solitamente creati dai 9 agli 11 esemplari. Il ricavato della vendita andrà per metà all'associazione che ha realizzato la riproduzione, la digitalizzazione dell'opera d'arte secondo questa tecnica di DAU, e metà all'istituzione museale che ha in consegna il bene. E quindi, diciamo, c'è una sorta di redditività di queste mostre virtuali con queste tecniche così sofisticate e avanzate. Per quanto riguarda i musei pubblici, ogni digital artwork viene creato con il consenso del museo possessore dell'originale, secondo le norme che abbiamo visto essere contenute nel codice dei beni culturali. Il DAO a sua volta è un originale digitale perché l'utilizzo di una tecnologia di digitalizzazione così sofisticata può portare a dire che ci troviamo di fronte ad una elaborazione dell'opera e la tecnologia utilizzata rende l'opera non riproducibile e ne garantisce l'unicità. Qual è il rapporto tra digitalizzazione ed elaborazione di un'opera d'arte? La digitalizzazione comporta una forma di elaborazione dell'opera. In linea di massima dobbiamo dire che l'attività di trasformazione di un'opera in formato digitale è un'attività meramente meccanica, non è un'attività creativa e serve soprattutto la digitalizzazione a fruire dei materiali nella loro forma originaria. Però bisogna vedere di che tipo di digitalizzazione si tratta, perché la risposta se si tratta di un'elaborazione o meno dell'opera originaria dipenderà dal grado di creatività inerente al processo di digitalizzazione. Dobbiamo dire che in linea di massima la digitalizzazione di cui ci stiamo occupando in questa relazione, quindi riproduzione il più possibile fedele dell'opera d'arte, esclude che l'elaborazione posta in essere dalla digitalizzazione possa dar vita a un'opera a sua volta originaria. Però mi piace concludere con una risposta che ha dato il direttore generale della Pinacoteca di Brera rispondendo alla domanda che cos'è un DAV. E risponde dicendo: è una riproduzione, è una copia oppure un nuovo originale? Di fronte a cosa ci troviamo?
E il direttore dice che non vedo le cose in contrasto, vedo l'iniziativa in uno spettro in cui sono situate le opere che ci portano verso un approfondimento del nostro rapporto con la cultura. Quindi un mutamento, la digitalizzazione, la net art, l'arte digitale, ci porta a rivedere interamente il campo dell'arte, il campo del diritto, il campo finanziario. Quindi andiamo verso un nuovo diritto dell'arte che tenga conto dell'arte digitalizzata, dell'arte della net art. Vorrei citare il filosofo tedesco Benjamin, che già appunto 100 anni fa, forse anche di più, si interrogava su che cosa era stava diventando l'opera d'arte nell'era della sua riproducibilità tecnica, quando ancora si parlava esclusivamente di riproduzione fotografica. Oggi, evidentemente, con tutte le casistiche che abbiamo sentito della riproducibilità attraverso i sistemi digitali, evidentemente si amplia enormemente il panorama. Ma già nell'intervento dell'avvocato Cori c'erano indizi di qualcos'altro, appunto la net art, l'arte virtuale o come vogliamo chiamarla, e della ulteriore tecnologia blockchain che interviene non solo in una diversa diffusione commerciale anche dell'opera d'arte, ma forse anche in un nuovo modo di creare l'opera. Allora la parola alla dottoressa Nardoni, collaboratrice dello studio legale Piselli & Partners. Abbiamo parlato quindi con l'avvocato Rosalba Cori di digitalizzazione, di arte digitale, ma in realtà quali sono tutte le tecnologie che poi sono implicate in questo processo di digitalizzazione? Innumerevoli possiamo dire, tra cui appunto sicuramente in questi anni abbiamo sentito tutti parlare di blockchain, e più o meno sappiamo di che cosa si tratti, però siamo soliti ad associarla a, diciamo, più a un concetto quindi legato alle transazioni, alla criptovaluta, tutti conosciamo Bitcoin, ma in realtà c'è, diciamo, un range di possibilità veramente infinito che è legato piuttosto a un'altra sfera di applicazione della blockchain, che riguarda le cosiddette DApp che viaggiano su una piattaforma blockchain particolare, da questa sono state lanciate, cioè dal protocollo Ethereum, e grazie, diciamo, a Ethereum si apre la possibilità, un ventaglio di possibilità relativo a, diciamo, considerare non semplicemente la criptovaluta come, diciamo, strumento monetario di scambio per transazioni appunto economiche, ma anche tradurre diritti, veri e propri diritti, in quelli che sono chiamati token, cioè dei gettoni digitali che poi andremo a declinare nel corso di questa mia piccola presentazione. Però, diciamo, diamo dei punti di riferimento e linee guida per seguire questo discorso relativo alla tecnologia, e lo facciamo partendo proprio da questo decreto legge che ci riguarda via diretta ovviamente, dove viene, diciamo, assunta una prima definizione di tecnologie basate su registri distribuiti. Le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile, registro che è decentralizzato su basi crittografiche, e questo, l'insieme di queste caratteristiche permette che questi registri siano non alterabili e non modificabili. Vi ho riportato all'atere le caratteristiche principali della tecnologia a titolo esemplificativo. Parliamo di un libro mastro o ledger, questo significa che è un registro nel quale vengono annotate le transazioni, ma anche gli scambi di informazioni, abbiamo detto, che è appunto distribuito in contrapposizione a un'architettura cosiddetta centralizzata, quindi che prevede un'autorità centrale che smisti, tra virgolette, le informazioni e che vada a comprovare la veridicità delle stesse. E il fatto che sia distribuito apre la strada alla cosiddetta architettura peer-to-peer, dove sono i singoli partecipanti, utenti, i cosiddetti nodi della rete, a validare gli scambi di informazioni e la bontà, poi questa, la veridicità di queste informazioni. La vera rivoluzione è che questo registro si basa, che è, diciamo, universalmente accessibile, nel caso parliamo di blockchain cosiddetta aperta e quindi appunto universalmente fruibile dalla collettività, ecco,
si basa sul protocollo cosiddetto del consenso, quindi ancora una volta l'architettura non è centralizzata e quindi non siamo sotto un'autorità che garantisca appunto la validità delle transazioni e degli scambi di informazione, ma questa stessa risiede nella fiducia tra i singoli nodi della rete. E proprio su questa fiducia si basa anche la caratteristica di irreversibilità dei registri, per cui una volta che queste informazioni vengono registrate è molto difficile che siano manipolabili o modificabili, perché significherebbe, diciamo, compromettere non soltanto l'informazione inserita da un singolo utente, ma anche la convalida che è stata universalmente accettata da tutti i singoli nodi. Ancora sempre con riferimento allo stesso decreto legge, la definizione di smart contract, perché questa ci interessa? Perché la tecnologia blockchain ha introdotto e si muove di pari passo con questo strumento che non è altro che un codice, un protocollo che va a digitalizzare quello che noi tradizionalmente concepiamo come contratto. Quindi, però ovviamente sempre nell'ambito delle particolarità, delle caratteristiche specifiche della tecnologia, per cui questi contratti sono stipulati, ovviamente le condizioni sono stabilite dalle parti ovviamente, ma non c'è un controllo garante di un'autorità terza. Le condizioni che sono stabilite a monte dello smart contract si eseguono automaticamente, questo comporta ovviamente una rapida esecuzione e i dati sono conservati nel sistema distribuito, sempre per, diciamo, sulla base della tecnologia specifica, quindi del registro blockchain con, diciamo, che va a ricostruire uno storico poi delle transazioni e degli scambi che vengono effettuati tra i nodi della rete. E questo ovviamente è una garanzia di affidabilità, accuratezza, oltre a permettere la personalizzazione dei termini e delle condizioni. Per semplificare, il pensiero che c'è dietro è quello del if and then, cioè io stabilisco a monte degli input, decido qual è, diciamo, lo smart contract, quali sono le condizioni che devono essere attuate e quindi queste in automatico si andranno ad eseguire senza interventi di terza parte. Questo è molto importante perché sempre in riferimento allo stesso decreto legge abbiamo anche una definizione. Qui vi ho riportato sia il codice dell'amministrazione digitale che dà una definizione di validazione temporale con anche un aggancio che viene fatto dallo stesso decreto legge 135 del 2018 al regolamento 910 del 2014 UE, per cui la memorializzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica e quindi significa che tutto ciò di cui abbiamo parlato, quindi lo smart contract, effettivamente ha una sua, i suoi effetti sono giuridicamente rilevanti. Qui ancora una volta una semplificazione delle proprietà della blockchain, quelle che più ci interessano, quindi la resistenza alle manomissioni per il discorso che vi ho già anticipato, immediatezza e automaticità delle transazioni, attribuzione univoca dell'informazione e tendenziale irreversibilità delle transazioni. Di questo abbiamo già parlato, quindi... Ok. Questo è un argomento cruciale per quello che poi andiamo ad approfondire, perché entriamo nello specifico sulla definizione di token come insieme di informazioni digitali registrate su blockchain che quindi conferiscono diritto di proprietà e del processo di tokenizzazione. In questo caso ciò che ci interessa approfondire è di quei token detti non fungibili. Questo perché noi andiamo ad associare a un oggetto che sia fisico in sé o digitale, nativo digitale, un codice identificativo, un token in questo caso, che è registrato su blockchain e che è in modo univoco collegato a ciò che noi andiamo a caricare sulla rete, ciò che andiamo a registrare. Quindi abbiamo quindi due, diciamo, connotazioni del processo di tokenizzazione. Uno che riguarda puramente la conversione di diritti relativi ad un bene in un token digitale unico, non fungibile e indivisibile,
E però dall'altra parte questo ci permette anche di realizzare un frazionamento di un bene unico, un asset unico, in molteplici quote digitali da distribuire a diversi proprietari. Come avviene questo processo? Il token, vi dicevo, viene registrato su una blockchain ed è identificativo di quello specifico bene, di quello soltanto. Bene reale e token sono associati tramite smart contract. L'intervento della dottoressa Eleonora Brizzi, curatrice d'arte, ricordando anche a questo punto che sono al lavoro il duo Acatao, ricordo Sergio Scaletta e Nadia Squarci, che sono tra i primi in Italia ad avere introdotto queste nuove forme di arte digitale. Loro sono al lavoro, non so se quando potremo vedere l'oggetto della loro fatica di oggi pomeriggio, forse sì, già adesso mi dicono. Sì, poi li vediamo per bene verso la fine. Comunque vorrei ricordare che la caratteristica di questo incontro è un tentativo di contaminazione fra discorso tecnico-giuridico con tutte le novità del caso che si aprono nella contaminazione fra arte e universo digitale e esperienza artistica diretta, della quale vorremmo avere qualche notizia attraverso Eleonora Brizzi. Allora, io sì, sono Eleonora, sono una curatrice d'arte e una gallerista, se così vogliamo chiamare il mio progetto di galleria. Mi occupo di arte digitale, anche qui con tutte... con tutti i nomi impropri che vengono utilizzati per definire questa arte che cerchiamo di definire continuamente, ma che insomma è semplicemente arte contemporanea e sappiamo anche che tutte le arti sono state contemporanee al proprio tempo. La mia storia inizia dalla Cina, io sono laureata in lingue e civiltà orientali, sono finita allo studio di Ai Weiwei, l'artista cinese dissidente, a lavorare come sua assistente per 4 anni a Pechino, poi mi sono trattenuta a Pechino per altri 2 anni e ho lavorato con un curatore, quindi su tutti i progetti di arte contemporanea cinese. E quando ho deciso di trasferirmi a New York, diciamo che ero un po' così, vivevo questa crisi di essere stata catapultata in questo mondo dell'arte contemporanea che però ha sempre avuto delle cose nel sistema e nella struttura che a me diciamo non scompiperavano. Lavorando dalla parte della creazione, no? della creatività, quindi dalla parte degli artisti, dalla parte dei curatori, non mi ero mai comunque interfacciata con le gallerie d'arte che secondo me avevano e hanno ancora molti problemi, nel senso che più o meno le ritengo essere dei luoghi e delle entità un po' obsolete. Arrivando a New York sono stata introdotta e ho ricevuto tutte le risposte che cercavo da questa conferenza a cui sono stata invitata, che appunto trattava di arte e blockchain, arte digitale e blockchain. Quindi in una serata tutti questi pilastri su cui si basa tutto il mondo dell'arte contemporanea, ma anche proprio la nostra società, quindi degli intermediari, no? delle banche, delle gallerie e via discorrendo, sono stati distrutti e dopo un po' di tempo necessario per digerire tutto il discorso mi sono lanciata in questa avventura non solo di arte digitale su blockchain, che come ha spiegato Serena è semplicemente una tecnologia che serve a monetizzare l'arte puramente digitale, che quindi che sarebbe spendibile, copiabile, scaricabile, quindi non avrebbe mai il valore di unicità, ma anche proprio di questa arte che appunto chiamiamo così con questo nome terribile digitale, ovvero la chiamiamo con il nome del suo mezzo, no? con i mezzi con cui viene creata, che appunto è secondo me l'arte più contemporanea, perché mi viene in mente un'intervista di Vittorio Sgarbi che parla dello spirito del tempo quando presenta il suo libro del Novecento, che cos'è lo spirito del tempo e dove si manifesta. C'è sempre nel mondo uno spazio o un posto dove per coincidenze, per altri 1000 fattori, appunto si manifesta questo spirito nel tempo. Lui parla di Parigi nel Novecento, quindi di tutti questi artisti che
insomma, dalla propria nazione o dai propri piccoli paesi, come può essere Modigliani da Livorno, è diventato ciò che è diventato andando a Parigi. Io credo che lo spirito del nostro tempo si manifesti sul web. Quindi, partendo da questo pensiero, e partendo dal fatto che non possiamo definire l'arte, ma certamente quello che l'arte rappresenta, insomma, è una percezione anticipata, della condizione dell'essere umano, che gli artisti tramite l'arte sono capaci di vedere prima di tutti gli altri. Ho deciso di supportare quindi questa arte super contemporanea con la mia galleria, che appunto non ha una sede fissa, non ha una sede fisica, è sul web ma organizza mostre fisiche, organizza eventi pop-up, quindi sta comunque in mezzo alla gente, in mezzo al mondo reale, non soltanto virtuale, ma cerca di essere un progetto sostenibile, perché non ha più senso, la non mobilità, diciamo, non ha più senso. Purtroppo abbiamo avuto bisogno di una pandemia globale per spiegarci tutto questo, ma ricollegandomi anche ai discorsi che sono stati fatti prima, il nostro grande vantaggio con il mio progetto di galleria che abbiamo avuto e che secondo me abbiamo anche in questo momento è stata la nostra intuizione, ancor prima di tutto ciò che ci è capitato nel 2020, di appunto occuparci di questa arte nativa del digitale. Quindi non abbiamo avuto bisogno di fare questa traslazione o transizione, come si parlava prima, no? Di opere d'arte che in realtà sono fisiche ma che vengono rappresentate sul web da fotografie, che quindi non sono fruibili come sono fruibili quelli di arte digitale nativa. Io rappresento artisti che creano le proprie opere, per esempio, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi una tra le collaborazioni più probabilmente future, ma insomma anche presenti, tra appunto di dialogo tra l'essere umano e il computer, altri artisti che decidono di rendere le proprie opere molto interattive attraverso la realtà aumentata, degli scultori che altro non fanno che scolpire, ma anziché farlo sul marmo scolpiscono in realtà virtuale, quindi con questi joystick collegati ad un Oculus dipingono e scolpiscono utilizzando vari colori, non utilizzando materiali. Ma quindi, ecco, diciamo, mi occupo e promuovo tutta questa grande varietà di artisti che io considero essere creatori di arte digitale. Questo lo faccio con la mia galleria, ho organizzato questa mostra a Roma lo scorso 20 ottobre anche con il supporto prezioso appunto dello studio Piselli & Partners, la mostra che è avvenuta in questo spazio temporale miracoloso dopo un lockdown e prima del seguente semi-lockdown appunto è stata fisica, abbiamo presentato quest'arte digitale. Tra i protagonisti indiscussi abbiamo appunto presentato anche le opere di Akatao, questo duo di artisti italiani. Prima di parlare di Akatao e farli collegare, vi volevo fare un esempio molto chiaro, secondo me, di quello che l'arte digitale, insomma, di quello che rappresenta lo spirito del tempo. Per esempio, l'artista Ai Weiwei, che opera da anni, che è famoso in tutto il mondo, ha partecipato alla mia mostra con un video girato a 360 gradi, quindi si entrava dentro questo video con degli occhialini, con questi occhialini. E perché lui ha utilizzato questo video? Nonostante lui operi attraverso sculture, installazioni da anni, no? non è un artista nativo del digitale, ad un certo punto l'esigenza del tempo, quindi lui si trovava in questo campo profughi nel Myanmar, voleva riprodurre la sensazione di coinvolgimento estremo, no? Ha sentito l'esigenza, proprio la necessità di utilizzare questo video a 360 gradi per farci entrare completamente dentro l'esperienza che lui aveva sentito. Quindi sono i mezzi che vengono in aiuto dell'uomo, è sempre tutto molto molto contemporaneo, insomma non c'è poca differenza tra lo scultore di realtà virtuale e gli uomini che dipingono sulle caverne.
E vedremo insomma che loro in questo momento stanno operando dal proprio studio in Italia, nel nord Italia, in Carnia, sulle montagne, e stanno lavorando a questa opera che appunto fa parte del progetto Remix Me, io li vedo. Lei è Nadia, che si occupa della parte dipinta, e poi abbiamo Sergio, che si occupa della parte disegnata e dettagliata. E sì, questa è la mostra dal titolo Rinascimento 2.0 2.0. questa è l'opera di copertina di Akatao. E questa è la fotografa Maria Svarbova, lei utilizza la fotografia digitale. E qui invece vediamo l'opera di due artisti cinesi che operano a New York, ma ci concentriamo soprattutto sulla realtà aumentata, quindi scaricando un'app e scannerizzando, puntando il telefono verso queste opere, l'opera si anima digitalmente. Questo succede anche per tutte le tele di Akatao. Qui altri artisti di un progetto che si chiama The Jade Project, che reinterpretano lo spirito delle giade cinesi digitalmente e fisicamente. C'era un ragazzo che le suonava fisicamente, questa ragazza che ha realizzato questi digital painting sempre ispirati alle giade, e questo ballerino. Qui vediamo Dada al lavoro, le performance della serata. Dada è una piattaforma di arte puramente digitale, sono delle conversazioni, quindi degli artisti che si rispondono l'uno all'altro digitalmente, operano tutti attraverso la stessa piattaforma, qualsiasi persona si connette e si risponde a suon di disegni. Questo è il video a 360 gradi di Ai Weiwei, come avete visto si può vedere con gli occhialini. Questi sono i visitatori che fruiscono della scultura appunto scolpita in realtà virtuale, quindi potevano entrare dentro il nostro catalogo. Lui è Ben Snell, è un artista che opera con l'intelligenza artificiale. Lui insegna al computer a diventare uno scultore. Quando il computer sogna, e questi sogni sono quelli che vedete nei video, sogna questa scultura e quindi la ridà, la restituisce con quella percentuale di causalità, no? Che si verifica quando c'è questa collaborazione tra artista e intelligenza artificiale. L'artista distrugge il computer, lo polverizza, e con la polvere del computer poi crea la scultura che il computer stesso ha suggerito. Lui è Jesse Jung, lui crea queste sculture di LED, ma con il codice. Quindi tutti i patterns di luce sono creati dal codice. Akatao, le meravigliose tele dipinte e disegnate ad inchiostro, anche loro con realtà aumentata, quindi puntando il telefono sulla tela questi quadri si animano digitalmente, e le animazioni digitali sono tutte tokenizzate su blockchain. Mi veniva in mente che arte e scienza si fondono insieme, creando delle opportunità, degli scenari, delle provocazioni, delle sfide alle quali appunto è necessario, sempre più necessario, essere preparati. Anche e soprattutto siamo qui per questo, sul versante della tutela degli artisti, della tutela dei compratori, della tutela dei detentori, dei possessori di opere d'arte. Stiamo cominciando, diciamo, a entrare nel vivo di tutte queste mutazioni epocali. Uno degli aspetti che è stato accennato per quanto riguarda la riproduzione digitale prima e poi attraverso la tokenizzazione è il rapporto, il mutato rapporto col mercato, quindi di conseguenza con il pubblico. Quest'anno evidentemente è cambiato radicalmente anche a causa della pandemia, ma credo sia illuminante sapere come si è svolta quest'anno la tradizionale fiera per gli operatori del Rome, il Museum Exhibition. Abbiamo l'event manager Francesco D'Ausilio. La fiera è un osservatorio interessante su quello che sta avvenendo, e noi abbiamo fatto la scelta di provare a costruire un mercato, almeno in nuce italiano, ma con ambizioni internazionali, provando a mettere a sistema servizi specializzati che toccano tutta la filiera delle aziende che lavorano, dei professionisti chiaramente, delle aziende che lavorano nei musei e nei luoghi culturali. E nel corso di questi
ormai 4 anni di lavoro, ci siamo accorti immediatamente delle intersezioni molto fruttuose e positive che si potevano andare a creare, ma che in realtà si stavano creando fisiologicamente più fuori dall'Italia, con più ritardo nel nostro paese, tra il mercato dell'arte e quello dei musei. Non è certamente un tema nuovo, noi abbiamo delle, come sistema paese, delle rigidità che hanno rallentato una sinergia che in realtà altrove funziona molto meglio tra collezionisti, gallerie, musei, cioè tra istituzioni e mercato privato. E da noi questa sinergia non esiste, anche per rigidità, diciamo, legislative, e tuttavia io registro con favore il fatto che in realtà poi le cose vanno molto più avanti di quanto sembri. E oggi questo mercato integrato, così lo chiamo io, tra i servizi museali, che sono un po' in maniera desueta le vecchie concessioni, che stanno diventando altro, anche perché quelle concessioni sono scadute, stanno entrando nuovi attori, anche internazionali, nel mercato italiano, che si candidano non soltanto a gestire bookshop o caffetterie, ma che provano a fare delle vere operazioni di audience engagement attraverso anche strumenti che ad esempio il codice dei beni culturali propone, quello del partenariato pubblico-privato. E appunto un'intersezione tra questo settore un po' più noto, un settore non grande che vale circa 500 milioni di euro in Italia, con il mercato dell'arte, ovvero mi riferisco ai servizi integrati soprattutto, ecco, che vanno chiaramente dalle stime, dalle perizie, sino al, diciamo, al restauro, alla logistica, a servizi che sono sempre più, diciamo, evoluti e che oggi in tema di digitalizzazione necessitano di progetti di collection management molto evoluti e molto integrati. Ecco, io voglio portare una riflessione su questo andamento qui, su questa intersezione che noi vediamo crescere nel nostro marketplace, tra i nostri espositori. Noi abbiamo avuto in soli 2 anni, devo dire, una rimodulazione delle percentuali di espositori, mentre il primo anno avevamo più concessionari e più produttori di merchandising, ahimè poco diciamo detentori di licensing, perché poi anche il merchandising può essere innovativo se si fa un lavoro molto specifico sulle patenti, brevetti e sul licensing in generale. E siamo passati, diciamo, ad una proporzione maggiore non soltanto di imprese creative e culturali, che sono molto importanti e che ovviamente hanno intercettato prima questo ragionamento molto in voga oggi, ai noi, della transizione digitale. E noi abbiamo avuto molti più, diciamo, family office, molti più private bankers, molti più art bankers, molti più molte più aziende, diciamo, che scommettono in maniera integrata sull'arte attraverso la forma digitale. E questo è un segnale chiaro, ecco, il nostro è un osservatorio. Non siamo una fiera d'arte, non lo siamo stati, non saremo capaci di esserlo, non ci rivolgiamo alle gallerie e ai collezionisti direttamente, ma appunto proviamo a animare il mercato da questo punto di vista. E io penso che da qui parta una riflessione. Allora, noi usciamo da un ventennio di grande splendore, diciamo, dei musei nel mondo. Ecco, non mi riferisco a quelli statali. Un gigantesco processo di allargamento anche della democrazia museale nel mondo, a partire chiaramente dalle aree del mondo che hanno investito di più in questo settore, che non è la vecchia Europa e nemmeno il Nord America, ma è sempre più l'Asia e, diciamo, il Medio Oriente, per i motivi che si collegano a quanto la domanda e l'offerta di arte contemporanea ha cambiato anche questo settore qui. Se pensiamo che il 2019 è stato l'anno straordinario, irripetibile, in cui soltanto in quell'anno si sono aperti più di 700 musei, in cui c'è stata la più alta affluenza al mondo di visitatori e musei. Questo per 3 ragioni specifiche molto, io ritengo molto importanti, perché per capire dove va il mercato bisogna anche vedere dei macro fenomeni.
invecchiamento della popolazione, sono, diciamo, i vecchi baby boomers i più grandi frequentatori dei musei, che stanno invecchiando e che tuttavia incrociano appunto la nuova generazione dei millennials, che hanno altre esigenze, hanno altre matrici di fruizione, chiaramente. Il secondo motivo è il clima politico. Sembrerà strano, che c'entra il clima politico con i musei? No, c'entra, perché il fatto che ci sia, diciamo, una partigianeria così diffusa, un clima anche di odio, di fake news così importanti, lo abbiamo visto con la campagna elettorale americana, che è stata un po' la metafora, diciamo, globale di questa grande vicenda, e beh, i musei diventano ancora di più salvaguardie e baluardi, diciamo, di conoscenza, cultura e, diciamo, di un'occasione per contestualizzare le cose del mondo, appunto, nel tuo universo di fruizione. E terzo punto è certamente il progresso tecnologico. Fruendo di un museo si cerca anche qui, dato che c'è un'espansione della capacità tecnologica intragenerazionale, ci si aspetta che anche nei musei ci sia appunto questo riflesso, quindi nelle istituzioni culturali. Quindi un progresso tecnologico che si aspetta che ci sia nelle istituzioni culturali. Questo straordinario motore di cambiamento che ha prodotto appunto questa età dell'oro dei luoghi e dei musei, e che in qualche misura ha toccato anche, diciamo, soprattutto l'arte contemporanea, dato che la consacrazione istituzionale dell'arte avviene innanzitutto nei musei, con un mercato fluido e dinamico accanto, è stato un grande elemento, un grande motore di cambiamento economico. Noi nel 2019 abbiamo avuto sostanzialmente un fatturato mondiale di circa 21 bilioni di dollari tra biglietti staccati, donazioni ed eventi, anche mostre temporanee e eventi culturali in genere. Sono numeri enormi. E devo dire che questi trend hanno consentito ai luoghi culturali, ai produttori di cultura, anche di scommettere su questi tool di cambiamento. E sembrerà assurdo, ma i luoghi culturali e i musei hanno sfruttato queste dinamiche. Chi più, chi meno, chi meglio, chi peggio, chi in maniera più avanzata e chi con un ritardo, soprattutto concentrato in alcune parti del mondo e molto spesso nella vecchia Europa. E dunque i musei, i luoghi culturali hanno tentato di trarre vantaggio dall'uso della tecnologia e lo hanno fatto in diversi modi, soprattutto per allargare l'orizzonte delle collezioni e staccare più biglietti, perché i musei più evoluti hanno fatto un ragionamento strategico, una pianificazione concettuale e anche finanziaria. Noi siamo un pezzettino da una grande tradizione, ma il nostro mercato è molto piccolo e noi abbiamo avuto circa 120 milioni di euro di mancato incasso per la chiusura dei musei. Dopodiché, se a questo mancato incasso noi innestiamo tutte le sinergie digitali che sono state attivate, noi vediamo che qui c'è un volume d'affari molto importante anche in Italia, che può raggiungere anche 2 miliardi di euro, che ci mettiamo dentro tutto il versante del cinema, dell'audiovisivo e dunque del digitale. Allora, il tema è un po' da dove partire per fare questa operazione. Io credo, alla luce delle cose che stavo un po' raccontando, è che non si può arrivare sprovveduti a questo passaggio, perché per le stesse ragioni con le quali i musei, i luoghi culturali, quelli più importanti, hanno scommesso per questo passato ventennio su appunto questi strumenti che ho provato a descrivere molto rapidamente, che sono la tecnologia, i social media, decisioni, diciamo, innervate e dettate da una capacità di leggere e analizzare i comportamenti dei visitatori, ad esempio in un luogo culturale, sia esso pubblico o privato, la scelta di investire su un'esperienza come quella della fruizione culturale, che sia un'esperienza totale, globalizzante, che tocchi anche elementi spesso lontani dal mondo sacrale della cultura, come quello appunto di poter avere un luogo accessibile
esteticamente piacevole, dove spendere una giornata o più giornate nel corso dell'anno. Queste sono appunto necessitano di un cambio. Allora, io credo che noi dobbiamo scommettere su quella che io chiamo, diciamo, una nuova museologia, cioè noi abbiamo una grande occasione che è questa, perché se non la capiremmo solamente da un elemento, diciamo, di mercato o tecnico, che i luoghi culturali, quando parlo di luoghi culturali parlo di quelli materiali e immateriali, quindi quando parlo di museo io parlo di, diciamo, di un'esperienza, di una user experience, ecco, la dico così è piuttosto chiaro, hanno una funzione in questa fase, che è quello di tornare ad una vocazione appunto di da intendersi quale come, diciamo, servizio pubblico, ecco. Se noi non rimettiamo al centro questa vocazione, noi commetteremo un gravissimo errore, e se così è, noi abbiamo la possibilità in questa casa di amplificare, di potenziare tutti i nostri strumenti di edutainment, di accessibilità e, aggiungo io perché non ci sta male, di una esperienza, diciamo, di responsabilità sociale che si inserisce nel sistema, diciamo, della cultura, irripetibile. E questo apre scenari di mercato fondamentali, perché sì, non abbiamo soltanto la leva pubblica di una grande e poderosa e ingente macchina finanziaria che si può mettere in campo sui temi della digitalizzazione, ma ripeto anche sulla responsabilità sociale dei, diciamo, dei musei, ma abbiamo un'occasione appunto di mettere a sistema un tessuto enorme di idee e di imprese più o meno sedimentate nel comparto creativo e culturale, che sono più avanti di quanto si pensi, e io credo che su questo terreno si possa giocare una scommessa importante anche dal punto di vista economico e di forte protagonismo del sistema Italia. Ecco, io credo che noi abbiamo la possibilità di focalizzarci a partire dai contenuti, ecco, e questa scommessa sui contenuti come armatura fondamentale per dare nuova linfa a questi luoghi, ma anche per costruire una grande stagione di produzione culturale che sia spendibile sul mercato, non può non essere colta. Sì, non abbiamo spazio sufficiente per esporre tutte le nostre ricchezze, e ci sono anche dei musei a cielo aperto, dei quali ci dovrà parlare adesso la dottoressa Daniela Di Lauro, altra collaboratrice dello studio legale Fiselli & Partners, che parlerà in particolare della street art. Ogni giorno, dovunque andiamo, ci battiamo in moltissimi tipi di barriere e di muri. Ci sono i muri sociali, l'esclusione, il razzismo, la paura del diverso, i muri psicologici, l'isolamento, l'incomunicabilità, nella quale oggigiorno soprattutto le nuove generazioni si trovano immerse. Abbiamo i muri funzionali, le pareti, le case in cui ci chiudiamo e spesso non ne riusciamo più a uscire. I muri politici, i confini fra stati e territori, che ogni giorno migliaia di persone cercano di valicare. Ovviamente, molto spesso, quando cercano di attraversarla in cerca di un futuro migliore, ma vengono respinti, ovviamente, perché dall'altra parte forse si trovano dalla parte sbagliata di quel muro. Abbiamo ancora i muri della memoria, delle arti, dei monumenti, e ancora c'è il muro pubblico, quello delle case e dei palazzi, quello di tutti, quello che ospita una delle espressioni artistiche più interessanti e contemporanee, la street art, che vediamo nascere soprattutto nell'epoca tra gli anni 70-80 nella Grande Mela a New York. Diciamo che mentre Andy Warhol lavorava nella sua factory, riflettendo sulle implicazioni del mercato, del consumismo, sulla società contemporanea, un gruppo di ragazzi, fra i quali si distinguevano Basquiat e Keating, cominciava a dipingere sui muri delle periferie. Ciò nonostante, comunque, la street art ha sempre conservato un grande aspetto underground, che legava l'assenza di regole, diciamo, alla clandestinità. Perché sebbene sempre più spesso le grandi opere siano commissioni pubbliche e private, diciamo che il confine è la linea molto sottile tra quella che è definibile come vandalismo a quella che è definibile come arte.
E quindi è proprio su questo che vorrei aprire il discorso parlando di alcuni artisti che rappresentano, secondo me, poi l'interland di tutta quella che è la street art a livello nazionale e internazionale. Parlerei un attimino di, farei riferimento a Banksy, di lui si sa molto poco, l'identità diciamo che è abbastanza misteriosa, ma sappiamo che il suo volto ancora comunque non è conoscibile, quindi i suoi lavori seguono la tradizione della street art più originaria e veicolano attraverso un linguaggio artistico e provocatorio messaggi politici, artistici, etici e soprattutto morali. Ricordiamo nel 2018 con l'opera Girl with Balloon, la ragazza con il palloncino che si opera che si è autodistrutta durante l'asta alla Sotheby's nel 2018. Quindi parliamo comunque di una non commercializzazione delle sue opere. Un altro che si è battuto affinché comunque contro le lobby proprio delle multinazionali che volevano rendere questo tipo di arte, che sappiamo benissimo essere un'arte di strada e quindi di periferia, che dovrebbe essere fruibile a tutti e non privatizzata, diciamo, parliamo della figura di Blue, che artista bolognese, nato a Senigallia, che ha dovuto, durante una mostra Banksy & Company, dove sono state rubate alcune delle sue opere sui muri e riportate in questa mostra a Palazzo Beboli di Bologna, dove è saputo della notizia, lui ha rimosso ovviamente tutte quante le pareti dove aveva lui stesso lavorato. Parliamo anche di altri artisti, diciamo che di grande attualità possiamo parlare oggi del caso di Geco, che l'artista che ha fatto notizia. Si chiama Lorenzo Perris, ha 28 anni ed è sospettato appunto di aver imbrattato i muri di mezza Europa. La scritta, diciamo, Geco a caratteri cubitali è riportata un po' su tutti quanti i palazzi, nei meandri e nei quartieri più periferici. Non possiamo dire che comunque la sua figura è stata appunto deferita dall'autorità per imbrattamento e reato continuato. E ovviamente bisogna sempre però ricordare che comunque il caso Geco ha avuto un grandissimo eco internazionale, mediatico soprattutto, perché il suo obiettivo era quello di riempire tutte le pareti delle città con il suo nome, ma allo stesso tempo per l'autorità giudiziaria tutto questo è stato definito un atto illecito, Quindi diciamo, lungi da me dal paragonare Geco a Banksy, però diciamo che una caccia all'uomo di questo calibro dovrebbe essere riservata a delinquenti un po' più pericolosi, diciamo, e non a un writer che comunque si occupa pur sempre di arte. Ancora ricordiamo l'artista Manu Invisible e assolto in primo e secondo grado a Milano del reato di imbrattamento, contestato per un graffito da lui realizzato in un sottopasso ferroviario in zona Lambrate, dove la Suprema Cassazione ha così conferito il giudizio di assoluzione al writer, dichiarando la sua opera di interesse artistico e di valore artistico. Quindi di conseguenza siamo riusciti a riportare l'attività soprattutto dell'artista in un'ottica sicuramente di appropriazione dell'opera stessa. Altro caso
e molto importante è il fatto che tutte queste opere di street art hanno fatto sì che si innalzasse il valore e che ci fosse un potenziamento, un innalzamento delle opere stesse e degli, soprattutto delle, degli immobili che hanno visto quotazioni molto alte, addirittura del 10, del 20 o del 20%, soprattutto in zone come negli Stati Uniti, Londra, Parigi. Ma anche diciamo che abbiamo sensibilizzato anche l'aspetto del nostro paese che comunque si mostra abbastanza interessato a quello che è il mercato dei palazzi con le opere della street art. Si pensi al rapporto virtuoso degli street artist a quartieri un po' più periferici, come potrebbero essere Lambrate nell'Interland milanese. Anche qui a Roma lo vediamo in quartieri come Tormarancia, il quartiere Ostiense, San Lorenzo, il Vigneto. A Pisa lo vediamo con le opere di con il tutto mondo di Kate Haring, o anche le opere di Alice Pasquini e la Madonna di Bamski a Napoli, fino ad arrivare in Puglia, nelle zone di Bari, ma anche in Sicilia, a Palermo. Sono quindi gli stessi proprietari di immobili o di appartamenti a richiedere agli artisti di strada di decorare i propri muri con le proprie opere. Non mancano poi i casi ormai in cui chiese, curie, conventi, ospedali, scuole hanno chiesto direttamente agli artisti di strada di valorizzare i paesi e quindi spazi. Infatti ritengo sia molto interessante il fatto che ormai è in atto la volontà delle amministrazioni comunali di riqualificare il territorio, stavolta però nel rispetto della legalità, attraverso la partecipazione dei Briders, come se ci fosse un accordo tacito tra i Briders e i comuni per mappare appunto le zone dove sarebbe possibile poi effettuare interventi di riqualificazione del territorio in tutta legalità, ovviamente. Basti pensare che proprio qualche giorno fa sono stati stanziati oltre 500.000 euro per gli anni 2021-2022 da destinare a interventi di street art. La nuova legge infatti prevede che i comuni redigano ogni anno un elenco di beni e di spazi disponibili nel loro territorio da destinare a nuove iniziative di riqualificazione urbana. L'arte di strada ormai è un tema molto caldo e che comunque ormai si avvicina un po' ai cuori di noi tutti, però comunque diciamo che non è regolamentato poi da leggi o da direttive, diciamo che i penalisti oggi, tralasciando forse l'aspetto un po' più penalistico, i giuristi di oggi, quando parlano di street art, si parla molto spesso di diritto d'autore e regime proprietario. Di diritto d'autore, ricordiamo la legge, l'articolo 1, legge 633 del 1941, a tutela appunto della proprietà intellettuale, e il regime proprietario, che appunto l'opera stessa sulla quale viene effettuato il disegno o l'opera dell'artista. Diciamo che, per far capire meglio a chi ci ascolta il diritto d'autore, possiamo dire che se noi stampiamo su una t-shirt un'opera, che sia di Borondo o che sia di Alice Pasquini o di qualsiasi street artist, bisogna pagare il diritto d'autore. Per chiarire meglio il punto, conviene ricordare che il diritto d'autore accorda protezione anche alle opere che sono la risultante di un'azione illecita. Più complesso invece riguarda il discorso proprietario. Gli sforzi di applicare istituti del codice civile, quali l'occupazione o l'usucapione, alle opere realizzate su edifici di proprietà di altri soggetti risultano inadeguati. Ma soprattutto quello che, su cui dobbiamo riflettere, su cui dobbiamo anche
magari sviluppare qualche progetto ulteriore, è proprio quello che vede la correlazione tra la street art e il valore immobiliare. Dell'immobile, era molto interessante. Il valore dell'immobile e soprattutto concetti come riqualificazione urbana, rigenerazione urbana, che intervengono e si affiancano proprio a questo processo che parte assolutamente fuori dalle regole e spesso anche in contrasto, perché poi c'è da capire il limite fra quello che viene percepito come imbrattamento rispetto a quello che viene... diceva, è proprio questo il punto, no? Anche in chiave proprio di possibili forme di investimento, e qui avvoco il ruolo dei legali, in chiave di possibile investimento da parte magari di una comunità di quartiere che proprio si mette insieme o crea delle condizioni per ingaggiare artisti per rivalutare i propri immobili che magari sono in stato di degrado. Cioè, è una suggestione che mi permetto di buttare come spunto di riflessione, e potrebbe vedere qualche progetto prossimo prendere forma in questa direzione. Mentre Acatao continua a lavorare con ciò che si vede e ciò che non si vede, che non si vedrà mai, ovvero come quell'elaborato così reale, così concreto, così colorato diventerà qualcos'altro di molto diverso, di più animato, di più tecnologico, io molto volentieri vorrei chiamare adesso il professor Stefano Crisci, che è professore di Market Regulation e di diritto del turismo all'Università La Sapienza ed è avvocato esperto in intelligenza artificiale, tra le tante cose. Ecco, cito soltanto questi due aspetti perché mi sembra che uno degli aspetti emergenti è proprio questo contagio così pericoloso ma anche così suadente tra arte e scienza. Prima di tutto vorrei fare un riferimento a una cosa che mi ha colpito molto in una conferenza di TED, la neuroplasticity, la neuroplasticità, la capacità del cervello di modificare la propria struttura, cosa che pensavamo fino a 3 anni si sarebbe formato il cervello e poi sarebbe rimasto così come conformazione, invece a qualsiasi età, cosa buona per la nostra età, che a qualsiasi età il cervello può modificarsi, e quindi voi non sarete gli stessi, noi non saremo gli stessi dopo la fine di questo convegno, perché per quanto mi riguarda io ho preso appunti come un matto, ci sono stati degli spunti e dei rilievi assolutamente che vanno oltre quello che era la mia percezione della digitalizzazione delle opere d'arte e delle commistioni e contaminazioni fra l'uomo, il turismo, il Covid che stiamo vivendo, le idee, un cambiamento d'epoca tale per il quale veramente la quarta rivoluzione è poco, stiamo ancora, non sappiamo se è iniziata o se la stiamo vivendo, sicuramente ci siamo immersi. E volevo dire che desidero quindi per un attimo riportarvi indietro di 10 anni, quando il progetto Diritto Arte e Scienza prendeva vita nel mio studio, è iniziato e è andato avanti con un'idea fondamentale, quella di aprire le case del diritto all'arte e offrire all'arte la possibilità di sublimare lo spirito di noi giuristi, che spesso siamo abituati a occuparci delle cose grigie dei nostri, dei fatti dell'uomo e risolverli, ma anche siamo in fondo degli artisti, perché poi ecco tiriamo fuori delle soluzioni alla risoluzione dei problemi che sono proprio artistiche. Quindi come un artista non siamo indifferenti al bello che scaturisce dalla contaminazione di vari generi e quindi proprio dal bello che si intreccia con la tecnica, e quindi il diritto che esplica una funzione, dico io, di cornice, di framework, come di fosse la cornice di un bel quadro. Non c'è dubbio che c'è bisogno di una struttura giuridica che tutti stiamo seguendo, la Commissione europea sta tirando fuori moltissime suggestioni, ma anche direi regolamenti, il 20 ottobre sono usciti i regolamenti sulla responsabilità civile per prodotti derivanti o comunque fatti con intelligenza artificiale, per il diritto d'autore, per l'etica dell'algoritmo e l'etica nel design dell'algoritmo. Quindi sicuramente di questo bisognerà tenere conto anche nell'arte, anche in quest'arte che stiamo vivendo e vedendo.
ma insomma dalla biosfera siamo arrivati all'infosfera, come dice Luciano Floridi in uno dei suoi trattati. E quindi le sensazioni sono sempre così, ogni volta che proviamo ad immergerci in un'opera, in un'installazione, o come vedremo in una immagine ispirazionale, ci troviamo a palpitare, a provare delle particolari vibrazioni. E queste vibrazioni ci conducono in un mondo in cui ci lasciamo andare alla potenzialità sensoriale che ci appaga, mentre sublimiamo lo spirito e andiamo, diciamo, lo innalziamo verso Dio. Questo in un momento di costrizione come questo che stiamo vivendo col Covid-19, che sembrerebbe poterci eliminare la possibilità di fruire di queste meravigliose esperienze, in questo la tecnologia ci viene incontro e ci conduce per mano, portandoci in maniera sostenibile a provare quelle vibrazioni che irradiano e ci irradiano lo spirito. Per me questo è, diciamo, quello che mi mosse a tirare fuori il progetto dell'apertura delle case del diritto all'arte, e quindi c'era un cliché per cui entrava un Picasso e lo studio diventava mostra, non era più studio legale, e ci porta oggi a rifare questa esperienza, perché la tokenizzazione di un'opera che dà la certificazione della presenza di un'opera, la rende sostenibile, perché la parcellizzazione di un'opera te la fa riprodurre in un altro posto, e tutti noi possiamo avere un Picasso, per esempio, perché è diventato sostenibile per noi averlo, poterlo vedere e sapere che è una parte originale del... Ora, certo, il Picasso no, perché il Picasso non c'è più, ma l'intelligenza artificiale ricostruisce anche la tecnica del Picasso. Ma queste nuove opere, street art o non street art, queste nuove opere, queste che vedremo adesso, il cui completamento vedremo, sono assolutamente suggestive, ed è su questo che dobbiamo vivere. Sarà difficile per qualcuno passare, fare questa transizione da quello che può toccare e vedere, ma si parlava nel mio convegno proprio del fatto di non poter vedere. Questo te lo porta in casa, e quindi il fluire di immagini e suoni può proprio darci... evocare in noi le stesse sensazioni che avremmo avuto se fossimo stati davanti all'opera. Abbiamo anche il dottor Andrea Maffini, amministratore delegato di Orange Media, che si occupa di produzioni per la televisione, per il cinema, per piattaforme di ogni tipo. Sostanzialmente grandi musei, grandi e piccoli musei hanno poco spazio e hanno la possibilità di rendere visibile al grande pubblico soltanto una parte limitata delle opere. Allora, la prima suggestione che ci è venuta è: come facciamo ad aiutare queste realtà a rimettere in un circuito determinate opere? Ovviamente la tecnologia digitale, da questo punto di vista, qui non può che aiutare. Allora, intanto faccio una premessa rapidissima: l'approccio che stiamo portando avanti è quello di un contenitore piattaforma, che in realtà sarà e sarebbe utile tanto per la parte pubblica perché per la parte privata. Allora, sul mondo del pubblico, noi abbiamo un grandissimo patrimonio culturale invisibile, cioè non esposto all'interno di musei, piccoli piuttosto che grandi. Questa problematica non ce l'hanno soltanto le istituzioni pubbliche, ma ce l'hanno anche le istituzioni. Come possiamo rendere, arricchire questo patrimonio invisibile di ulteriori elementi di innovatività digitale? Terza riflessione che siamo andati a fare: come possiamo creare attorno a tutto questo universo un vero mercato digitale o alternativo delle opere? Questa che vedete è una fotografia che abbiamo fatto rispetto ai vari interlocutori che ci troviamo di fronte all'interno di questo processo. Da una parte abbiamo le istituzioni, i centri d'arte e i ricercatori. Dall'altra parte, ovviamente, abbiamo collezionisti, investitori, artisti e fruitori. Nel mezzo vedete sostanzialmente quali possono essere le declinazioni delle singole realtà. Strizzando prima l'occhio alla parte pubblica, quale potrebbe essere l'utilità per la natura pubblica? Prima di tutto, la valorizzazione del patrimonio culturale non esposto. Secondariamente, creare dei nuovi canali di circolazione dell'opera d'arte, e in via sussidiaria anche creare il valore aggiunto, a creare nuovi sbocchi sul mercato. Perché poi, ovviamente, il patrimonio culturale deve generare interesse, ma deve generare anche in qualche modo ritorno economico per le strutture che in qualche modo espongono e divulgano questi contenuti.
attraverso l'implementazione di una piattaforma contenitore, di un processo tecnico, vogliamo andare a reperire dagli archivi dei musei l'opera originale, acquisirla attraverso delle tecniche digitali in parte assolutamente conosciute, in parte particolarmente innovative, inserire l'opera digitale in un discorso di protezione, praticamente tokenizzando, inserendo dei codici di protezione, inserendo sostanzialmente, proteggendo in qualche modo sostanzialmente l'opera digitale. In questo modo immetterla in una sorta di, chiamiamolo così, mercato parallelo, dove sostanzialmente l'opera può essere resa completamente fruibile in maniera totalmente gratuita per un pubblico interessato a informarsi o a semplicemente a fruire in modalità standard dell'opera stessa. Mettere però l'opera d'arte a disposizione anche per un ritorno di natura economica. Quindi cercando di dare, in questo caso, anche a entità museali dei ritorni paralleli dall'opera d'arte stessa. Da qui si può innescare un meccanismo ulteriormente più allargato, perché da qui l'opera, una volta digitalizzata, può dar vita a mille iniziative parallele. Una fra tutte, io me ne sono occupato diversi anni fa a suo tempo appunto con la RAI, Radio Televisione Italiana, dando vita alle cosiddette mostre impossibili. Sostanzialmente le mostre impossibili possono essere di due tipologie. Perché sono impossibili? Sono impossibili perché molte volte si cerca di mettere nello stesso luogo fisico le opere di un artista che invece sono disseminate in giro per il mondo. Oppure si cerca di radunare delle collezioni che, diciamo, in maniera fisica sarebbe assolutamente impossibile da fare. La tecnologia digitale, da questo punto di vista, qui viene in nostro aiuto e ci consente di fare quello che normalmente non è possibile realizzare. Da questo punto di vista qui, il mercato del pubblico potrebbe avere a disposizione gli strumenti che fino a ieri non si era mai immaginato. Anche lo spazio fisico e i problemi relativi al dimensionamento dello spazio fisico vengono meno, perché in quel caso l'istituzione museale potrebbe aprire delle vere e proprie mostre premio temporanee, divulgando e inserendo in questo circuito virtuoso opere che fino a ieri teneva nei magazzini nascosti. Tutto questo si può spostare anche nel mercato privato. Si possono creare dei servizi particolari e per gli artisti emergenti e per collezionisti e per operatori del settore che in qualche modo vogliono trovare dei canali alternativi di diffusione, divulgazione, ma vera e propria vendita dell'opera. Qui entriamo poi nella parcellizzazione dell'opera digitale, entriamo in formule di fruizione alternative rispetto al passato, entriamo nella tematica degli smart contract che sono stati appena accennati. Sostanzialmente quello che a me interessa in qualche modo condividere è che attraverso nuovi processi di digitalizzazione delle opere d'arte si possono innescare dei meccanismi virtuosi che sostanzialmente moltiplicano in qualche modo le occasioni di mercato delle opere d'arte stesse. Il nostro obiettivo è quello di lavorare sulla piattaforma, è quello di lavorare sul contenitore, quindi cercare di mettere a disposizione uno strumento divulgativo che consenta di contenere al suo interno diverse tipologie e di modelli di business e di modelli di fruizione che possono valere tanto per il settore pubblico quanto per il settore privato. Come intendiamo approcciare fisicamente l'opera d'arte per trasformarla in qualcosa di più di quello che era prima, sostanzialmente? Allora, noi sostanzialmente andiamo a fotografare l'immagine attraverso la cosiddetta tecnica del gigapixel. Quindi andiamo a fotografare pezzo per pezzo, frammento per frammento, e andiamo a salvarci una copia ad altissima risoluzione. Contemporaneamente, attraverso uno scanner 3D laser appositamente realizzato, andiamo a fare una scansione laser della stessa immagine. In post-produzione, che cosa andiamo a fare? Andiamo a sovrapporre le informazioni
Quindi la fotografia bidimensionale ad altissima risoluzione la andiamo a sovrapporre con le informazioni prese dallo scanner 3D laser. In questo modo noi che cosa abbiamo? Abbiamo una copia, tra virgolette, digitale, ma esattamente come è nella sua fase reale. Cioè noi andiamo a ritrovare lo spessore della pittura, le imperfezioni, quindi andiamo ad avere qualcosa che praticamente non esisteva prima. Una volta fatto questo, andiamo a proteggere ovviamente il file attraverso un sistema di criptazione, lo andiamo a tracciare all'interno della blockchain in maniera tale che da quel momento in poi quell'unica copia digitale ha una sua storia assolutamente identificabile e tracciabile, che seguirà l'opera nello spazio e nel tempo, laddove l'opera dovesse cambiare proprietario, laddove l'opera dovesse spostarsi in una parte diversa del mondo. Quindi l'opera da questo punto di vista qui viene completamente tracciata. Aggiungo un'ultimissima considerazione, ovviamente quello che vi sto per dire è un'ulteriore opzione aggiuntiva, per chi volesse noi saremmo in grado di stampare una copia fisica dell'opera utilizzando la stessa tecnica di acquisizione, quindi non sarebbe a quel punto una stampa bidimensionale, ma sarebbe una sorta di stampa tridimensionale, perché verrebbe effettuata attraverso un macchinario particolare che è in grado di stampare i vari strati che il file originale in qualche modo contiene, quindi fatti dalla foto originale aumentata in qualche modo della acquisizione attraverso lo scanner 3D. In questo modo quindi abbiamo un'opera digitale con una serie di informazioni tra virgolette di base e aumentate, e la possibilità di avere invece una copia fisica della stessa opera, che ovviamente in funzione di quello che decide il detentore di diritti può essere duplicata in 1, 3, 5, 7, 10 copie in funzione dell'utilizzo che in qualche modo se ne vuole fare. Combinando, e concludo, la piattaforma che è il contenitore e lo strumento che viene messo a disposizione attraverso questo approccio tecnologico che consente di popolare prodotti digitali aumentati, secondo noi questo può rappresentare un'interessantissima innovazione di processo che può essere messa a disposizione degli operatori del settore, tanto pubblici quanto privati. Qualcosa sta inevitabilmente cambiando anche nel processo creativo. L'artista oggi è di fronte a spunti, a provocazioni tali che non può più permettersi, temo per lui o per lei, di sentirsi al riparo nel suo studio, nel suo atelier, simile a quello che poteva avere Van Gogh. Purtroppo oggi, o per fortuna, i tempi sono molto diversi, e credo che arte e diritto e sociologia e filosofia e politica insieme possano e debbano prendere in esame anche l'aspetto creativo mutato o aumentato dalle nuove tecnologie, come ci dimostra l'esperimento Remix Me. L'artista non è più da solo. È vero che è cambiata o sta cambiando il modo di creare, cioè l'atto in sé creativo, ma è anche vero, e di questo dobbiamo tener conto, che sta cambiando, volenti o nolenti, anche il modo di fruire dell'arte. Cioè non è soltanto lo sforzo degli artisti a far proprio le nuove tecnologie e dare emozioni diversamente, ma anche di chi si pone di fronte a questo o al vecchio o al nuovo fenomeno dell'arte digitale o al vecchio fenomeno dell'arte classica. È il modo di fruire dell'arte che, grazie alle nuove tecnologie, si sta profondamente cambiando. Nella nuova fruizione dell'arte, però, si percepiscono cose diverse che all'inizio del secolo scorso, proprio perché mancava la tecnologia, non si possono percepire. Nessuno vieta di andare davanti all'opera ed emozionarsi, ma è anche vero
che io, se mi pongo di fronte ad un'opera che è tradotta in digitale, ho delle ulteriori possibilità che magari la visione dell'opera in sé per sé non mi dà, non mi può dare per la sua materialità limitata. E allora faccio la prima considerazione. L'arte digitale, la criptoarte e tutte le applicazioni del digitale all'arte non è qualcosa che vive nel futuro, che avverrà, non è l'arte del futuro, la digital arte, ma è del presente, ecco, rendere accessibile l'inaccessibile. Questo è proprio la prova di come, continuo a dire, si possa fruire dell'opera d'arte in maniera diversa rispetto a quello cui siamo tradizionalmente abituati. Ancora, la stessa logica e la stessa matrice comune la trovo su RemixMe. Perché? Perché mi trovo a ragionare su possibili strategie di implementazione e diffusione del progetto digitale dell'arte. Cioè, quindi, la digitalizzazione come può incidere, come può interagire con il mondo dell'arte. Cioè, far dialogare e coniugare al tempo stesso la tutela del diritto d'autore e la libera circolazione sul web. Che questo aspetto, se riusciamo a coniugarlo in maniera intelligente, ci può far superare il fenomeno della contraffazione. Noi siamo dell'avviso che andare sul web con l'opera d'arte, sul web che è caratterizzato non solo dalla libera circolazione, ma anche di facilità di effettuare copie, è identico sostanzialmente. Allora dico, studiare gli esiti di come la digitalizzazione possa essere portata a sistema e vedere i riflessi artistici, sociali, economici di questa libertà di intervento, ma anche di condivisione delle idee nel web. Qui voglio citare le licenze Common Creative, che sono alla base della disputa sul diritto d'autore fra una impostazione tradizionale, ho un'idea, faccio un brevetto, me lo registro e lo sfrutto economicamente e cerco di far causa a tutti quelli che me lo vogliono copiare, tanto per essere espliciti, ovvero condividere sul web il mio prodotto e cercare di farlo fruire al meglio. Quindi, che vantaggi ne ho nel farlo fruire al meglio? Ho vantaggi nel intanto essere quello che ha fatto partire l'idea, ho vantaggi nell'essere quello che ha in qualche misura sviluppato e contribuito alla crescita e alla diffusione del fenomeno artistico. Ed eccolo il progetto RemixMe, che è un qualcosa che in un sistema che per sua natura è anarchico, assenza di regole totale, con, prima citavamo il framework, la cornice, ecco, inserisce il tutto in un framework che traccia i suoi flussi tutti registrati in blockchain. E questo, secondo me, è l'aspetto più importante. È ovvio che la fruizione, le sensazioni che un'opera d'arte fruita dal vivo non siano le stesse dell'opera d'arte fruita in digitale. Queste sono cose molto scontate. La voce dell'arte è sempre la stessa, è il linguaggio dell'arte che cambia. La voce dell'arte è la stessa dal primo giorno, da quando l'uomo ha scolpito e dipinto la caverna, e il linguaggio cambia. Se volete la dimostrazione di tutto ciò, basta semplicemente chiedere ai vostri figli, se i vostri figli sono troppo grandi, chiedere ai vostri nipoti e vi accorgerete che la fruizione che loro hanno di questa arte di cui tanto parliamo è molto diversa dalla mia, dalla vostra e da quella di varie generazioni. Chiedete a ragazzi che hanno 11, 12 anni o 18 anni, non comprenderanno mai una scultura in marmo, bensì comprenderanno immediatamente l'animazione digitale e le sensazioni che questa animazione digitale provocherà in queste persone molto giovani saranno addirittura anche più grandi della scultura di marmo su di noi o magari le stesse. Quello di cui trattiamo con questo progetto RemixMe è appunto questo fenomeno che anche questo è vecchio come il mondo, ma che insomma continua ad evolversi con l'evoluzione
di tutta la società e quindi del fatto che sia passato al web, di questo remixaggio di cui non abbiamo nemmeno una definizione ed è per questo che entriamo in punta di piedi. Che cos'è il remixaggio? È la Gioconda con i baffi al remixaggio? Sì, se non fossero stati messi questi baffi, probabilmente è più famosa quella con i baffi piuttosto che la Gioconda originale, quindi è sempre tutto un gioco di mercato e contestualizzazione. Che cosa succede? Succede che il mondo del web, che appunto annulla lo spazio, il tempo e quindi tutto avviene in maniera estremamente veloce e soprattutto incontrollabile, è l'anarchia, nel senso che si può controllare fino a un certo punto, poi per forza deve sfuggire di mano. Dove sono i confini del diritto d'autore? Esistono, non esistono? Come si può fare? Se tu utilizzi una mia opera per creare un'altra tua opera d'arte digitale, hai remixato la mia opera? Se tu la storpi e la rovini, è comunque remixaggio oppure è un'offesa? Quindi questi sono tutti argomenti per cui non abbiamo le risposte, ma speriamo di averle presto o quantomeno di aprire questa discussione. Apriamo questa discussione sui diritti d'autore, sul fenomeno del remixaggio, con l'opera stessa che parla di remixaggio, appunto vediamo questa dea che poi è la dea della giustizia, che lei stessa ci invita ad essere remixata, e quindi è un po' un meta esperimento. Ecco, diciamo che ci proponiamo di discutere alcuni argomenti tramite questi argomenti raffigurati nell'arte stessa. E, come vedete qui nel video, gli autori di questa opera sono appunto Akatao. Akatao sono un duo artistico e una coppia nella vita, sono italiani, sono tra i primi al mondo ad aver iniziato a creare arte su blockchain. E vengono dal mondo dell'arte tradizionale e 2 o 3 anni fa si spostano su questo mondo dell'arte cripto, in cui insomma fanno da padroni insieme ad altri pochi nomi. Il mercato si sta espandendo sempre di più, loro creano queste tele, creano anche delle sculture, ma in questo caso creano delle tele dove appunto c'è una parte molto dettagliata che è quella di cui si prende cura Sergio, di questi disegni con vari inchiostri. Per esempio nella tela che vediamo qui ci sono sempre tantissimi particolari, quindi delle parole di riferimento. E poi c'è Nadia che si occupa della parte in questo stile flat, super colorato, super pop, in acrilico, che richiede giorni e giorni per questo risultato di pittura perfetta. E poi una volta che la tela è finita, che cosa fanno? Loro la animano digitalmente. Che cosa significa? Creano un'animazione digitale, partendo comunque dalla tela. Questa animazione digitale è un po' il cordone ombelicale che lega le due anime della stessa opera, quella digitale e quella fisica. L'animazione digitale viene tokenizzata appunto su blockchain, la tela rimane nel suo spazio fisico e puntando il telefono tramite l'applicazione ArtiVive sulla tela abbiamo accesso a questa animazione digitale che appunto ci tiene collegate, se vogliamo così, queste due gemelle o due parti diverse della stessa opera. Lasceremo questo progetto libero sul web, su blockchain, per un determinato periodo di tempo e ne trarremo le somme, no? Le conseguenze. Vedremo appunto come si è comportata la comunità del mondo della criptoarte, che ricordiamo è fondamentale per qualsiasi progetto di criptoarte. Per ora, siccome è ancora molto piccolo, diciamo che è un elemento fondamentale. Dopo aver tirato le somme, tratteremo questa opera d'arte e anche questo progetto proprio come un vero e proprio progetto artistico. Vediamo un po' che succede.